proprio stato lì che mi sono resa conto, ho detto io come mamma voglio mettermi in prima linea per aiutare non solo mio figlio ma tutti gli altri bambini. Franco è stato un po' la persona che mi ha ispirato quando ho avuto questa sentenza di mia figlia, nel senso vedere questo padre che di fronte alla situazione di suo figlio si è tirato sulle maniche e l'ha affondato di petto. Ci siamo messi in moto immediatamente, per fortuna, nel capire cosa potevamo fare. L'aver conosciuto un'associazione come Onfalos, dove tu trovi delle famiglie che comunque vivono la tua stessa dimensione, trovi sicuramente un supporto importante. Questo è il secondo anno che grazie alla Fondazione dei Bambini dei Fratelli riusciamo ad applicare, perché altrimenti avremmo dovuto tassare le famiglie. È una settimana di formazione di educatori e di progressione dei bambini nei loro programmi ABA. L'ABA si inserisce in quel momento come aiuto, quindi come supporto in primis alla famiglia, ma anche come diciamo guida a quello che è tutto l'ambiente di vita del bambino. Riscoprire la bellezza di fare il genitore, di insegnare tante cose, anche le più elementari, ai propri figli. E i frutti si vedono e sono meravigliosi. Sono importanti per questi bambini e permettono loro di crescere, di essere più autonomi e soprattutto di vivere una vita che sia come gli altri. Gradara, perché è una delle due sedi del progetto di Summer School in collaborazione con l'associazione Autismo e Famiglie delle Marche Onfalos. Con questa Summer abbiamo così la possibilità di continuare comunque le terapie che per loro sono molto importanti e di tenerli occupati anche almeno per qualche settimana durante l'estate. E ne hanno beneficiato i ragazzi, ma ne hanno beneficiato molto anche gli operatori, perché loro al pomeriggio ricevevano delle nozioni, un training, un bagaglio di conoscenza che poi gli fungeva un po' da serbatoio per tutto l'anno. Tutto ciò che i ragazzi, i nostri ragazzi sanno, ma che non sfruttano, cerchiamo noi di farglielo sfruttare in questo ambiente, che è un ambiente abbastanza ideale. Dare alle famiglie la possibilità di collaborare e di vivere questa esperienza insieme a noi è importante, ecco perché noi avremo degli incontri periodici. Tutto quello che si riesce a fare adesso, quando i bambini sono così piccoli, è un investimento per il futuro. Noi sappiamo che loro saranno degli autistici adulti che potranno anche entrare nel mondo del lavoro. Molto si può fare, ma a patto che ci sia, come dicevo, un intervento precoce, costante e competente soprattutto. Li ringrazierei ad uno a uno tutti, diciamo, le persone che hanno permesso tutto ciò. Grazie a questi capitani coraggiosi, come li chiamo io, e a queste persone che si mettono in discussione. Invito altre persone a sporcarsi le mani con me. È molto importante per le famiglie e per i ragazzi. Sporcatevi le mani. 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 Mi piace registrare. E fare i video. Ciao a tutti. Una volta, ciao a tutti. Ciao a tutti. Facciamo un saluto. Ciao a tutti.